di protezione civile. Voi sapete che siamo pochi comuni, credo, in Italia ad avere, nel Mezzogiorno, ad avere a Monteruscello inaugurato con il prefetto Gabrielli l'anno scorso la sede della protezione civile, un centro di protezione, il centro operativo comunale, e che una sede dove c'è anche l'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia con le sue strumentazioni, c'è anche il CNR, e quindi c'è un presidio attivo per governare questi processi di emergenza. Sul versante del piano di protezione civile siamo stati destinatari di un finanziamento, come anche che si è attivato qualche settimana fa, per il quale abbiamo l'Università di Napoli Federico II Ingegneria, abbiamo una convenzione in stato di definizione che ci comporterà la produzione di questo piano di protezione civile, quindi di qui alla fine dell'anno avremo il piano di protezione civile. Le persone, i rappresentanti di Gioia Elettrica, ovviamente abbiamo invitato a relazionarti, e questa cosa, questa problematica della reiniezione, che è uno dei temi più sensibili. Allora, una delle nostre, come dire, ipotesi di lavoro comunque è quella di, e lo porremo, di evitare la reiniezione. Perché se, diciamo, come dire, questo progetto, che poi è nella competenza, a parte, diciamo, gli aspetti di carattere paesaggistico, urbanistico, è nella competenza generale del Ministero dello Sviluppo Economico, dovesse andare avanti, il problema è possibile fare in modo che la captazione di fluidi, una volta abbassati di temperatura, se ho capito bene, dovrebbero essere immessi a 70 gradi, no, rispetto ai 150-160, non vengano reimmessi? Certo c'è il problema della subsidenza in questo caso, però potrebbe essere un fatto compensativo rispetto all'innalzamento che c'è, però lo dico in No, maniera vedi, maccheronica, lo non dico è in maniera così. maccheronica. Però è possibile che questi, però un'idea che mi è venuta, alimentino una serie di insediamenti come teleriscaldamento, che sono l'Accademia Aeronautica, il centro ex Santa Maria delle Grazie, dove stiamo organizzando un grande centro già parzialmente realizzato per l'Istituto Alberghiero. Con gli altri due edifici saranno ristrutturati o demoliti per fare un piccolo albergo come stage per gli allievi, e poi tutte le cucine e quant'altro. La Cittadella Apostolica, che sta in fase di ristrutturazione, e poi lo SMOM, che stiamo andando in alienazione con l'Agenzia del Demanio per realizzare un grande centro di carattere turistico. E poi tutte queste, la stoffatare tutto il resto. Allora, queste strutture possono essere in qualche modo, sviluppando forme di teleriscaldamento, come dire, avere dei vantaggi di carattere ovviamente produttivo e al tempo stesso ecologico, non climalterante. E no, e no. Sfruttando, io sto dicendo, no, sto dicendo una cosa, e questa è alternativa, e questa è alternativa. Alterata la situazione. Sto dicendo, il problema che noi porremo è che non ci sia, la decisione è del Ministero, che non ci sia reiniezione di fluidi. Questo è un problema. Questo è un problema. Comune di Borgogna ha paura. Ma questa è la posizione del Comune di Borgogna. Grazie, grazie all'assessore all'urbanistica, grazie. Questo significa che voi siete comunque possibilisti. Ecco, siamo uno spiraglio, hanno ragione. Noi siamo per il no, la posizione è qual è? Guarda, noi seguiremo questa valutazione di impatto ambientale e faremo in modo che siano poste tutte le garanzie per la popolazione. Questo è il... Garanzie? Allora, è un no alle trivelle, per la popolazione c'è un no netto e unico, no a qualsiasi... Perforazione, scortosamente, o come lo volete chiamare.
Allora, adesso è il momento di presentarvi. Questi sono un intervento, vi assicuro, bene, perché ecco, ce le siamo dette già di tante cose. Io vi voglio presentare un po' tutti quelli che hanno avviato questa attività, gli altri che si sono inseriti ultimamente, quindi un breve intervento dei vari comitati che presto si uniranno sotto l'unica sigla che è questa. No, trivelle e basta! E basta! Quindi chiamo subito, andiamo in ordine così, improvvisato. Ciao Paola! Allora, c'è il primo intervento, chiamo del comitato Diversamente Giovani, Raffaele Postiglione, eccolo qua. Buongiorno a tutti. Noi siamo qui oggi come Diversamente Giovani e insieme alle altre realtà che hanno dato vita al comitato Notrib, e siamo veramente contenti che qui, che siamo contenti veramente che qui oggi non ci siano bandiere di nessun comitato, ma siamo tutti quanti pronti a riconoscerci in questa sigla per dire no alle trivellazioni, no alle imposizioni dall'alto dello Sblocca Italia. Le nostre posizioni, il nostro no, senza se e senza ma, alle trivellazioni è basato sulla forza dei numeri, sulla forza e l'evidenza. Come tutto il partito a cui appartiene. 30 centimetri di innalzamento del terreno registrato negli ultimi anni, sintomo di una fase di crisi. 900 circa i metri di profondità ai quali si vorrebbe arrivare e 5 i pozzi previsti, il che dimostra il grande impatto di questo progetto. 3 i milioni di persone esposti a rischi. 150.000 euro l'entità del capitale sociale della società che dovrebbe garantire per i possibili danni futuri. Veramente chiacchiere. Il no inoltre è supportato dall'appello al principio di precauzione per tutti i rischi, per tutte le contraddizioni di cui si parlava finora. Ebbene, sono più che sufficienti per fare appello al principio di precauzione. E poi il nostro no oggi è supportato da una nostra posizione chiara, netta e politica a dire no alle imposizioni dall'alto, no allo svuotamento della... Perdonatemi. No allo svuotamento della responsabilità dei territori di decidere ciò che bisogna fare su questi territori. E poi a tutto questo va aggiunto la mancanza del piano di emergenza e poi del piano di evacuazione, che però sia ben chiaro per i Notrib Campi Flegrei non è condizione sufficiente affinché si possa poi procedere con le trivellazioni e con l'impianto di una centrale geotermica in città. E poi c'è l'appello ai sindaci dell'area Flegrei e di Napoli, qualcuno ha risposto, qualcuno no. E prima di tutto di disporre questo piano di emergenza, che è una condizione ed è una situazione che esula dal rischio a cui veniamo posti rispetto a questo nuovo progetto. E ai sindaci, ai neosindaci di Bacoli, Quarto e Monte di Procida va l'appello a incarnare quello che è il cambiamento e il sentimento di cambiamento che è stato palesato dalle urne, mentre al sindaco Figliolia e all'amministrazione comunale, che oggi qui è venuto con una posizione non netta e precisa, prendendoci quasi in giro e facendo un po' i salti da destra a sinistra, diciamo di rivalutare il principio di territorialità che più volte in questa città è stato richiamato, ma che non sia becera faida interna ai partiti, ma che sia sinonimo di lotta per il territorio, di lotta contro tutti quelli che sono i rischi a cui veniamo sottoposti, e dire no alle trivellazioni qui nel nostro territorio. Sì. Allora, noi che siamo pronti a dare vita al comitato Notrib, oggi è solo l'inizio, è solo il primo passo, quello di informare la cittadinanza e di invitare singoli cittadini e altri comitati ad unirsi a noi in questa lotta. Diciamo che nessun obiettivo può essere considerato un vantaggio,
se è a rischio la nostra salute e la nostra sicurezza. Grazie a tutti. Grazie Raffaele, e passo il microfono a Eddie Sorge del movimento Iskra. Allora, ruberò veramente 3-4 minuti. È stato detto già molto rispetto alla questione delle trivellazioni e questa assemblea già partiva con un netto no. Quindi l'amministrazione comunale in questo caso si prende tutta la responsabilità delle dichiarazioni che ha fatto in questo momento. Non voglio entrare solo nel merito della questione delle trivellazioni, ma penso che qua non è un'assemblea tecnica. La tecnica è anche politica e qualcuno si dimentica che lo stesso partito che adesso si stava venendo qui a fare, diciamo, le proprie motivazioni è il partito che a livello nazionale ha portato avanti il decreto sblocca Italia, che oramai è legge. E legge lo sblocca Italia è esattamente lo strumento onnicomprensivo per il quale questo governo vorrebbe superare questa crisi con ulteriori trivellazioni, discariche, inceneritori, commissariamento. Non si tratta della battaglia solo di Pozzuoli contro le trivellazioni, si tratta di iniziare a dire chi decide sui propri territori. È il partito del Jobs Act, dello Sblocca Italia, del Piano Casa, è il partito che fino ad oggi per 20 anni ha devastato questo territorio. A pochi passi da qui a Bagnoli è il partito responsabile delle centinaia e centinaia di morti per amianto, di mesoteliomi. È il partito che per 20 anni ha saccheggiato e devastato questo territorio. E adesso ci vorrebbero venire a far credere che il problema è tecnico o meno di una centrale o meno. Qua è un problema di democrazia e di chi decide sui nostri territori. È per questo che noi diciamo che oggi è indispensabile sicuramente partire dal 3 luglio a presentare le osservazioni, a fare di tutto affinché questa battaglia la si vinca e la si vinca subito, ma dobbiamo avere la consapevolezza insieme che questa battaglia è una battaglia generalizzante che deve unificare tutto il territorio flegreo, da Bagnoli a Pozzuoli, contro i commissariamenti, per le bonifiche dal basso, per il controllo territoriale dal basso delle politiche sul territorio, per dire no alle trivellazioni così come no al commissariamento di Bagnoli. Allora se dobbiamo fare osservazioni le faremo, se dovremmo fare altre assemblee le faremo, se dovremmo scendere in piazza, mobilitarci e mettere dinanzi i nostri corpi contro trivellazioni, commissariamenti e decisioni dall'alto, lo faremo, perché una cosa è certa, non siamo dinanzi a un governo che ha deciso meno una politica energetica o un'altra. C'è un governo che pensa di poter risolvere le crisi accentrando ancora di più le scelte dall'alto con il governo. Lo sblocca Italia è una legge che è passata a botta di fiducia, l'ennesima fiducia in un Parlamento di illegittimi. Dopo Renzi, prima ancora Monti, Letta, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del partito che oggi rappresenta supinamente gli interessi del grande capitale, dei grandi padroni. Allora, centrale o meno, noi poniamo un problema di decisionalità. Sui territori, vediamo noi, sono le assemblee popolari, le assemblee dal basso, in maniera auto-organizzata, che si riprenderanno il diritto di riprendere il proprio futuro. E dobbiamo avere la consapevolezza che la battaglia appunto per la difesa dell'ambiente, del territorio, è una battaglia che si deve unificare alle tante battaglie che su questo territorio rivendica un lavoro, ma che sia stabile, sicuro, che siano bonifiche reali e sotto controllo popolare, servizi e spazi sociali. Non è vero che c'è un'unica idea di sviluppo, un'unica idea di progresso, ci sono due idee ben diverse e oggi ne abbiamo la conferma. Chi vuole fare speculazioni, profitti sulla testa e sulle spalle della maggioranza di questo paese e chi invece vuole difendere a livello i propri diritti, i propri interessi. Noi dobbiamo sapere bene che è in atto una guerra, non l'abbiamo dichiarata noi, l'hanno dichiarata loro, noi questa guerra la conduceremo fino alla fine. Fermarci è possibile, fermarli è necessario. Grazie a tutti. Allora, l'invito